il muso. Ma quando mi piace, maestro Peppo, che mi fa il finale. Everybody, con il kazoo. It's somebody, fammi sentire il kazoo. Everybody, it's somebody. Veloce Aldo Prisco, tutum tututum, fallo triplo, fallo triplo, tututum tum, eh? Aldo Prisco, Aldo Fenizia, scusi, vai, fai prima la doppietta, tutum, la tripletta, tututum, più veloce ancora, adesso fanno 10, 15, 20, vai, vediamo, che succede? Si è rotto già, si è rotto il tricaster? Oh yeah! Vai. Perfetto! Tutti, allora, io lo dico, però se gli dico ma ti ha buttato una palla, non è che lui si va buttato una palla, quindi l'ha rotto lui, paga lui, lo stipendio su. Signore e signori, abbiamo roulette, Le Fiu. Signore e signori, qui gradirei un applauso anche del maestro Pepperami e del telecameraman man. Il nostro Gino per i roulotte refi, roulotte, mo. Roulotte. Non l'ho fatto apposta, mi è scappato. Io ti voglio bene, scusa. Ti capisco. Stefano, lo sai che tu mi stai conoscendo a giudizio. Non avere una brutta impressione. No, io vi voglio bene. Cioè, allora, roulette, le fiu. In francese, come si dice? Le fiu. Va bene così. Vabbè. Signore e signori, i roulette, le fiu. Ok, applauso. Alla mia sinistra, Cristian De Rienzo, che abbiamo già conosciuto la settimana scorsa, un grandissimo, bravissimo chitarrista e musicista. E poi qui, alla mia destra, il nostro Stefano Mendes. E da oggi, ma dico io, un gobbo. C'è la lavagnetta là, dico cameraman. Tanto, c'è la telecamera che è fissa. Quello è fisso, quello ogni tanto, amo, prendo la lavagnetta e scrivi, capito? Così mi aiuti, gobbo. Allora, Stefano Mendes, ok? Stefano Mendes, da dove eri tu? Ma hai origini spagnole? Sì, cognome è origini spagnole. Madonna, non è morta la sangria, eh. Come? Ce l'ho nello zaino. C'ha la sangria nello zaino. Post-sonata. Ovviamente a ciucciola la faccia da quello che ogni tanto, gobbo. Cioè, signori, io adesso gli ho detto di scrivere nome e cognome, guardate lui cosa ha scritto, dammi cosa. Cioè, lui, per fare il simpatico, ha scritto questo. Gobbo. Ma voi mi dite che cosa significa. Poi dite che io non lo devo prendere in giro qua. Vabbè, comunque, fate voi. Questo è il cameraman che ci ritroviamo. Perfetto, mandi. Signore e signori, pensiamo alla musica, pensiamo all'arte. E loro, abbiamo già detto che la loro band, il loro gruppo si chiama i Roulette Review. E quindi, caro Cristian De Rienzo, non so, Stefano Mendes, chi ci spiega un po' com'è nata questa situazione, questa band, da quanto tempo? Allora, niente, diciamo che siamo nati, tra virgolette, sempre per caso, come nascono un po' tutti i gruppi dei paesini di provincia. Sì. Ognuno prima suonava in un gruppo, poi i gruppi si sono sciolti e ci siamo incontrati tramite varie amicizie. E per caso, sai, ci siamo messi a suonicchiare un po' noi con qualche amico. E sì, ci siamo trovati bene, perché lui è più una vena da cantautore, io più da musicista, quindi ci compensavamo a vicenda. E quindi siete solo voi due, giusto? Sì, diciamo fissi, siamo noi due che facciamo un po' di tutto e poi c'è il... In base a ciò, in base alle serate, a quello che si fa, insomma. Vabbè, le persone che collaborano. Ci adattiamo. Dei musicisti della musica, esatto, che questo. Sì. Chi va e chi molto aperto. Molto bravo, una relazione aperta. Signore e signori, allora abbiamo già scoperto qualcosina del nostro gruppo oggi qui ospite a Prova c'è ancora Torino, quindi vogliamo sentirvi cantare e suonare. Quindi, allora, naturalmente non sono assolutamente cover, io già ve lo dico perché questi sono bravi veramente, quindi ci portano dei loro inediti, delle loro canzoni scritte, musicate, riarrangiate da loro. Oggi mi trovo proprio, sto proprio che è una cosa eccezionale, parlo come una meraviglia, e visca quello ogni tanto, ci ragazzi.
cavolate, almeno compenso io la situazione, anche il camera, guardi che faccio. Che diciamo, signore e signori, i roulette. Pensa alla roulette. Facciamolo anche con le roulette. I roulette, refus, giusto? Le fiu. Con la L. Le fiu. Che significa? La pazza roulette. Pazza, pazzesca. Sì, pazzesca, pazza. Pazzoide. Pazzo, a po'. Beh, allora, ciao, tutti quanti andiamo d'accordo. Con che canzone ci cantate subito? Cominciamo con un pezzo intitolato La ballata del marinaio. Beh, mi piace, c'è una ballata del marinaio. Signori, alla Vinizio Capossini, una cosa del genere? Ma sì, sì. Ispirazione. Proviene anche da quel ramo. Oppure, a chi vi ispirate profondamente? Profondamente nessuno in particolare. Bravi, bisogna avere una propria identità. Esatto. Giusto, signore e signori, i roulette, le fiu, l'ho azzeccato e viva con la ballata del marinaio, giusto? Giusto. Vai, prego ragazzi.
scatto felino. Applauso, bravo, applauso, 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 applauso. Predichi bene, razzolidate. Bello, mi piace perché sono quei ritornelli che ti schiaffano, ti si schiaffano la ricerca è tutta quella. Tormentone, ci vogliono i tormentoni, prima è come un gnam gnam style, che è quello ha fatto scemo, gnam gnam style, e ha fatto tormentone. Anche Sari, immagini, quella cosa là è diventata tormentone. Tormento. Ho notato, guarda. Questo è. Questo è un teschio, però questo è un microfono. Questo è un microfono, sì. Teschio e microfono. Il nesso tra di loro? No, in realtà questo è un Elvis Presley fatto. Rivisitato, fatto a teschio. Riesumato. Ah, Elvis. È lui che canta. Sì. È lui che dice. Beh. Ah. Vabbè, ognuno c'ha. Hai i suoi gusti. Io no. Non c'è tatuaggi? No. Non c'è niente. Purtroppo ancora no, ma a breve. Comunque, a parte tutto, tu Antonio D'Alessandro lo conosci? Sì. Allora, approfittiamone. Sì, approfittiamo per salutare il nostro amicone venuto qui a Natale, è stato ospite qui. No, a Capodanno. Capodanno e la Befana. Sì. Alla Befana, e poi abbiamo fatto questa presenza presenza qui loro due, Christian e Antonio. Purtroppo ha avuto una cosa particolare in famiglia, quindi noi lo salutiamo, lo abbracciamo e ti siamo molto ma molto vicini. Parte mia. Un bacio a te e ai bimbi, perché giustamente c'è pure i bimbi, e diamo un grande caloroso affettuoso abbraccio ai bimbi. Beh, quando vuoi qua stiamo qua, puoi venire, ormai fai quello che vuoi, è casa vostra. Allora, adesso, cari ragazzi, noi ce ne ascoltiamo un'altra. Va bene? Se vi va, certo. Cosa ci porta? Sta accordando la chitarra, attenzione. Adesso facciamo un pezzo intitolato Memoria di un valzer. Memoria di un valzer. Già i titoli mi piacciono, Peppo. È vero? Carini, sì. È vero? Allora ci sentiamo, Memoria di un valzer. Molto cantautorale. Ma è così, anche lui è un cantautore, vabbè, lo conoscete. Lui è un bravo cantautore, poi ce ne fai una tu. No, no, oggi magari domani. Domenica, ce ne fai una domenica, va bene? Domenica. Allora, poi naturalmente dobbiamo dare la pagina Facebook, devono mettere i contatti per seguirci. Dopo li metti alla fine, quando salutiamo. Ma adesso ci gustiamo Memorie d'un valzer. I nostri, l'ho scritto là, non sbaglio più, Roulette, che poi le fu ho sbagliato, è vero? Sì, senza accento, senza con la O finale, le fu. Le fu, senza la I. Le fue. Vabbè, però il Roulette l'ho scritta bene, è vero? Vedi il cameraman che fa come mi hai sbagliato. E perché non l'hai scritto tu che volevo vedere? Mi scusi, Einstein. Signori e signori, vai con i Roulette, le fu con ricordi, no, Memoria di un valzer. Memoria di un valzer. Vai. Tempo speso
sorriso costante, una gemma, un diamante, che valore non ha. Che ballano al ritmo di blues, quattro occhi si guardano e non smettono più. Chiederò a colui che vende il tempo come mai con il tuo ne ha fatto un sogno, perché il sole è come te, su ogni espressione, e non chiede ragione, che ragione non sa. Voi non è che fa soltanto il tormentone quello che entra nel cervello, voi avete questo ritmo veramente che è bello, bello, allegro, felice, incalzante, bravo, che io uso spesso questo termine incalzante. Gino, ho pensato una cosa, no? Fammi un primo piano, perché adesso dobbiamo fare questa cosa. Immaginavo proprio, sai, uno che si svella mattina, ha avuto i problemi, sta a piedi di debiti, capito tutto. Poi accende la televisione, capito? E sente sta canzone. Ho immaginato proprio la faccia del cristiano. Ma l'obiettivo è proprio quello. Proviamo, io sto così. Allora, fate come se state iniziando la canzone, capito? Aspetta, però devo fare prima la faccia. La faccia triste, sì, dai. Quando volevo. 'Adon con voi, possiamo fare un programma, una giornata intera. Bravo, un programma, il roulette le fiù lo chiamiamo il programma, oppure andiamo sai per le piazze a fare le figure. Allora, sì. A Sanremo. Chi è quel che presenta Sanremo? Ma vai tu. Andiamo le tre, ma che ce ne frega. Passo di Belen e la velina. E ci andiamo noi dietro a mantenere a quel che c'è la scala. Allora, signore e signori. Aspetta che io basta che faccio due passi in più, non capisco più niente. Faccio. Allora, che ore sono? 40 anni, ce la facciamo. Allora, prima di fare l'ultimo brano, perché prima di fare l'ultimo brano, gentilmente, Cristian Renzo e il nostro Stefano
aspetta, non ce l'hai scritto. Non ce l'ho scritto, però no, no, ma adesso ce l'ho scritto sullo schermo, è vero, Aldo Fenizia. Vediamo se ce l'ho scritto sullo schermo, vedi, lo sta facendo. Ah, aia, 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 signore e signore, l'abbiamo mandato 800 volte già, quindi la gente ti stava cercando su Facebook, non ti trovava. Come si chiama? Stefano? Mandes con la S. Con la S. Ciao la miseria, Aldo Fenizia. Aldo Fenizia, io me lo posso aspettare da Ginner del genere, capi? Ma non da te, capi? Non ti arrabbiare, sto giocando, non mi fare male. Mi butta, mi lancia le cose in camera. Stefano Mandes, è perfetto. Signore e signori, Stefano Mandes e gentilmente, diamo il contatto. C'è una comunicazione della regia. Chi? Chi? Regia. Tu a me? Così, no. Fai pure. C'è una. Bene, ma chi? Chi? Dai, qualcuno che sta da quella parte? Beh, a me? Allora. Vai a risolvere questo. Fatemi. Fatemi che io vado a vedere chi sta, vediamo. Vai. Il regista. Aia. Il regista che è pericoloso? Quello ti dà un tuzzo. Va bene, allora dobbiamo dare i contatti. I vostri contatti, pagine Facebook, YouTube, quello che volete. Sì, allora su Facebook basta digitare Roulette Le Fiu e naturalmente non esce subito. Non scritto, non come lo scrive Gianrico. Madonna, quello, ma si stanca pure a darti una cara. È impressionante. Non scritto così, tua cugina è bella. Non scritto così, Roulette Le Fiu con la F come ho scritto io, perché. Ma Roulette sta scritto bene. Sì. Le Fou. Fou. Roulette Le Fou. Mi raccomando, e mettete mi piace. Hai capito, fregato? Roulette Le Fiu. E poi su YouTube c'è il nostro primo singolo dell'EP. Che stiamo diciamo presentando fase anche di qui, lavorazione. In fase di lavorazione, che si che chiama Moleskine. Ufficialmente è qui, adotto, è vero? Va benissimo, molto volentieri. Con piacere. Vedi, quando sono spontanei nel dirlo, mica gli ho detto. No. Cioè, allora hanno detto, noi verremo a presentare. Certo. Perfetto. E poi qualche altra cosa? Poi il cognomi vostri, cioè proprio per Facebook. Sì, Cristian De Rienzo. Stefano Mandes. Con la S. Con la S finale. Ormai sì. Poi, vabbè. Serate. Ci sono delle serate in programma? In programma no, perché stiamo lavorando adesso al disco, quindi sì, siamo un po' impegnati. Perfetto. Quindi evitate diciamo le uscite pubbliche, fate bene, come a Checco Zalun che non vuole andare a Sanremo, ecco. Non hai sentito? No. Purtroppo a noi non ci pagano quando A quello lo pagano, altrimenti. Lo pagano profumatamente, però ha rifiutato, lo sapevate? Allora, sì, Carlo Conti ha invitato, lui invitato Checco Zalun come super ospite di Sanremo, e lui ha detto no, perché però mi è piaciuta la motivazione. No, la motivazione è importante, è eccezionale. Però se l'ha detto, non è che l'ha detto perché vuole, io sono così. Smetti che non aveva fatto 60 milioni di euro di incassi, ci andava lo stesso. Allora, ha detto che pure se mi pagate assai, io non vengo perché sono soldi pubblici, ha detto. Sì. Sono soldi pubblici, quindi sono soldi dei consumatori, io mi devo prendere i soldi dei consumatori e io invece non voglio. Anche perché se me li prendo poi mi criticano. Quindi vedi, l'idea di andarsela a prendere c'è, però diciamo, ho guadagnato 60 milioni di euro. Costruita, secondo me. Beh, vabbè, è pugliese. Allora, signore e signori, oggi abbiamo parlato anche del più del Nino, comunque. Sarri e Mangini, che voi che ne pensate, Sarri, della situazione Sarri? Io il calcio per me non è mai stato del calcio, è una situazione che va di fuori dal calcio. Quello che succede in campo rimane in campo, secondo me. Bravo. Tu? Ma sì, hai capito che è successo? Ho visto che l'hanno preso in giro su Facebook, le parodie e tutto. E Sarri gli ha detto due o tre paroline un po' pesanti. Queste non le so. Però è come se io mo vado da Peppe e gli dico. Lui ci rimane male, non è che mo vado davanti alla telecamera e dici, che fai? Mi ha trattato male. Come a Mangini.
non può stare nel mondo della televisione. Scialamancini, come si dice in boom, va da quark. Allora andiamo avanti, l'ultimo brano e poi concludiamo con i saluti eccetera eccetera, va bene? Okay. Quale? L'ultimo brano è quello che abbiamo inciso e potete trovare su YouTube, si chiama Moleskine. Sì. Bellissimo. Sì, esatto, infatti nasce l'agendina Moleskine. Nasce proprio da lì. Ah, ok, perfetto. Ci siamo. Here at the view con Moleskine. Vai! Soltanto un tuo bacio a portarmi lontano da qui, a far perdere le mie convinzioni di un amante sempre occasionale. E la luna lontana lassù a farsi spazio tra stelle e smeraldo, in amore o in odio costante che ogni notte io provo per te. Gli occhi stanchi di chi ha dato tanto e ricevuto così poco in cambio, e la fretta di avere in conquista una donna sempre in bella vista. E non mi lamenterò del vino e il pane caldo che rimane, mi stupirò del tuo francesismo con l'addio. I secondi belli ne ho visti di tanti, devo farli diventare giorni uno stato permanente, come forte la corrente, chiuderò porte e finestre all'aldilà. Il padrone della moralità si esprime soltanto quando sa, come il battito del cuore, le lancette sulle ore, l'ossessione del sapore di passione. E non mi lamenterò del vino e il pane caldo che rimane, stupirò del tuo francesismo con l'addio. E non mi lamenterò del cattivo tempo e delle scale, ma mi stupirò del tuo francesismo con l'addio.
mo chiudiamo così, eh? Adesso diamo i saluti e tutto, eccetera, 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 e chiudiamo con questo ritmo, mentre facciamo la 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 la. Cristian De Renzio, Stefano Mandes, saluti, prego, dai ragazzi, dai, diciamo così. A chi volete salutare? A chi avete nel cuore? La fidanzata, i cugini, i nonni, i parenti, la fidanzata, la famiglia, la casa famiglia. Che ci guarda. Lui, ci io so che tu sei fidanzato, quindi... No, io non lo so. Non mi riguarda. Non si ricorda? No, non ero io. È singolo. Allora, facciamo, singolo, no, ragazzi, facciamo tipo uomini e donne. Facciamo tipo uomini e donne. Se volete, su Facebook. Contatti, ci siamo. Come la vuoi? Cristian, ciao, sono Cristian De Rienzo, vengo da Benevento, ho 22 anni e sto cercando l'anima gemella. L'amore. L'amore. È la pace nel mondo. L'amore. Sì. La pace nel mondo. Come la vuoi la donna? Come la vuoi la... Qual è il tuo... Non ho delle pretese particolari. Una donna, con la D maiuscola. Ma che respira. Se respira va bene, no? No, non sono quel tipo di persona. Che respira. Che respira. No. Non sei quello. Tolto il vizio. Ah, a posto. Vabbè, comunque, bruna, bionda. Preferisco le bionde. Oh! Preferisci le bionde. Tu no? Io so biondo, magari ti posso dare. Facciamo la fine. Non sei da Roberto Mancini? No, pensavo che. Allora, oggi è giovedì, mi piacciono le femmine. E invece tu, a chi vuoi salutare, caro Stefano Mandes? La mia ragazza, la famiglia. Ah, tu sei fidanzato. Ci guarda a casa, sì. Salutiamo a tutti quanti. E niente. Allora, signore e signori, è arrivato il momento di chiudere qui. Provaci ancora, Torino, tra pochissimo, dopo la pubblicità e dopo il TG, c'è il nostro caro amico parrucchiere, un artista, anche lui un artista, veramente un artista. Mi ha risolto anche un grave problema che ho di perdita di capelli. Tu di questi problemi non c'è nato. Tu di questi problemi non c'è nato. Io ce li ho. È pure un cameraman, diciamo. Sta messa abbastanza bene, diciamo, se la cava. E quindi mi ha risolto un grave problema. Signore e signori, dopo il TG, il nostro artista Tony Musso con la nostra Imma Tedesco. Ritorneremo qui negli studi di 8 mattina. Ma nel frattempo, ragazzi, non mi dite niente. Chiudiamo in questo modo. Mandiamo la pubblicità del TG in questo modo. 3, 2, 1, vai!